Social TV, la Liguria che si confronta questa sera anche con le case, anche con gli sfratti. A Genova ci sono più di 800 sfratti in corso d'opera, più 2000 pregressi. In generale che sono ancora in una fase che si spera non arrivino tutti allo sfratto esecutivo, ma che potrebbero arrivarci. Sara Tanara, quanti sono gli sfratti che a settimana vengono discussi in tribunale? Ma almeno nuove pratiche almeno 30-40 a settimana, perché gli sfratti, il procedimento sommario vede la sua prima udienza di solito il venerdì mattina, quindi c'è una concentrazione in quel giorno e effettivamente sono tantissimi, la cifra più o meno è questa, almeno un 30-40 a settimana. Quando si riceve uno sfratto esecutivo, l'avvocato cosa consiglia alla persona che riceve lo sfratto esecutivo? Quando si riceve lo sfratto esecutivo vuol dire che è già conclusa la prima fase del procedimento. Diciamo che quando viene ricevuta l'intimazione di sfratto per morosità, cioè l'invito a comparire davanti al giudice per appunto sentir convalidare lo sfratto, nel caso delle morosità la prima domanda che l'avvocato fa è quella: pensa di riuscire a rientrare nella morosità, pensa di riuscire, perché in quel caso la legge prevede la possibilità per l'inquilino di chiedere un termine, detto volgarmente nel gergo termine di grazia, per provvedere a sanare la morosità. Tra poco vi chiederò se la legge poi alla fine tutela più il proprietario o l'inquilino, o se li tutela in maniera equa entrambi, come dovrebbe essere. Intanto parliamo di quello che è accaduto nella serata. Andiamo sul sito primocanale.it perché la notizia è arrivata in serata. Tornano le liste antisemite nel mirino, ci sono anche alcuni docenti di Genova, e tutto questo all'indomani di quello che è successo a Tolosa, la strage di Tolosa in Francia. Siamo in collegamento telefonico con Ariel Dell'Ostrologo della comunità ebraica di Genova. Buonasera dottor Dell'Ostrologo e grazie per essere con noi. Buonasera a voi. Allora, è una notizia che colpisce molto, perché c'è un sito di ispirazione neonazista, Holy War, che ha pubblicato una lista di proscrizione con i nomi di 163 professori universitari. Nella lista nera ci sono i cattedratici di 26 Atenei d'Italia. Come comportarsi? Ma allora, purtroppo per gli addetti ai lavori non è una notizia, nel senso che purtroppo questo sito Holy War è conosciuto ed è uno dei luoghi della rete in Italia dove si ha massima diffusione di questo odio antisemita, tra l'altro con matrici varie, naziste, integralismo cristiano, sono cose un po' veramente che ripescano nel torbido del passato e del pregiudizio del passato. E tra l'altro sono liste anche fatte in modo, penso, autonomo, quindi prendendo informazioni in parte vere, in parte false. La cosa che è tremenda è che appunto, sono ancora vivi i superstiti della Shoah e dobbiamo di nuovo confrontarci con questi fantasmi, ahimè, reali e vivi. Ma andiamo sempre alla prima pagina del Corriere della Sera, perché la notizia è ancora più... fa ancora pensare di più, visto che arriviamo proprio all'indomani di quello che è successo in Francia con la strage alla scuola ebraica, con una pista del neonazismo. C'è un neonazismo che sta venendo su in Europa, anche in Italia? Allora, l'anno scorso è terminata una ricerca molto approfondita, organizzata, elaborata da un centro di documentazione ebraica contemporanea, che era stata presentata in Parlamento e che ha riportato risultati sorprendenti in senso negativo, cioè la presenza di una forte componente di neonazismo, comunque di ispirazione antisemita, razzista, che riguarda non solo contro gli ebrei, ma qualunque forma di diversità, penso ai rom, agli omosessuali, eccetera, che gira nella rete con facilità estrema. Dal punto di vista degli atti concreti, ci sono paesi europei dove la situazione è molto pericolosa, molto grave, soprattutto certo. Nell'est dell'Europa, nelle cosiddette ex repubbliche sovietiche, parlo delle repubbliche baltiche, e un crescente antisemitismo è ormai presente in modo aperto anche in paesi dell'Europa occidentale,
come la Francia, come l'Inghilterra. Dottor Dell'Astrologo, questo colpisce molto perché si parla di 163 nomi tutti italiani, tra l'altro non soltanto docenti universitari, ma anche direttori di giornali, editorialisti, cronisti, semiologi, filosofi, scrittori, deputati, parlamentari europei, esponenti della comunità ebraica. Le chiedo molto serenamente, è una cosa che fa preoccupare la comunità ebraica, deve far preoccupare tutti noi, o è la solita buttad sparata di un sito legato comunque a un'esaltazione neonazista che comunque con la cronaca effettiva ha poco a che vedere? Guardi, ci sono due livelli di preoccupazione. Diciamo che intanto la risposta è sì e deve far preoccupare, ma poi abbiamo due livelli di preoccupazione. Uno è che questo materiale, per quanto giri in ambiti probabilmente marginali della società, è pericolosissimo, perché basta una persona che decide di passare agli atti concreti rispetto alle fantasie che può avere nella sua testa, che succede quello che è successo a Tolosa, nel senso che sono morti 4 bambini e un adulto che erano in una scuola per svolgere una vita normale senza nessuna colpa, se non il fatto di essere nemici, considerati nemici da quella persona lì. Quindi già solo questo è la preoccupazione, che una singola persona può distruggere delle vite umane in base a dei progetti di follia. L'esaltato che per spirito d'emulazione oppure perché è veramente convinto di portare a compimento un progetto che gli sta, certo, da dove gli proviene. Poi c'è il secondo livello di preoccupazione, che questa, la circolazione di queste notizie, di queste idee, ovviamente alla lunga entra nel pensare collettivo, e quindi anche di gente che magari è lontana da queste forme di estremismo e di aberrazione, che poi a furia di sentire circolare queste notizie, piano piano le può considerare come accettabili. E questo è ciò che è successo nella storia, nel senso che raramente ci sono stati periodi lunghissimi in cui c'era la maggior parte della popolazione pronta a perpetrare continuamente massacri e persecuzioni, certo, ma il diffondersi del pregiudizio ha fatto sì che in certi momenti specifici, e soprattutto quando c'erano grandi crisi economiche, questo secondo me è il dato importante oggi, ci fosse un aumento della gente disposta a passare dalle idee o dalle fantasie agli atti concreti, fino addirittura ad avallare legislazioni persecutorie, come succede. E purtroppo certo, purtroppo è proprio il momento storico che stiamo vivendo, esatto, anche quello di una crisi questo economica. Questo è ciò che preoccupa di più. Grazie, e grazie dottor Ariel Dell'Astrologo della comunità ebraica di Genova. Ovviamente bisogna sempre tenere l'allerta alta. Grazie per essere grazie stato con noi. La notizia per l'approfondimento sul sito primocanale.it, perché sono tornate le liste antisemite sul web nel mirino, ci sono anche alcuni docenti di Genova. Si avvicinano le elezioni amministrative a Genova, che cosa chiedere al prossimo sindaco? 800-640-771, potete intervenire anche voi, si parla di case, di sfratti, ma anche voi, che domanda fareste al prossimo sindaco di Genova? Intanto abbiamo fatto un giro per la città, sentite. Una città più viva, una città un po' più in linea anche con le altre città, un po' di pulizia, soprattutto ordine, e fare in modo che i genovesi possano di nuovo appropriarsi della propria città uscendo di sera, perché non è stando a casa che comunque risolviamo il problema della delinquenza, dello spaccio, delinquenza minorile, no? Bisognerebbe che ascoltassero un po' tutti, certo che è oneroso da parte di un sindaco che comunque, per quanto sia, raccoglie sempre delle briciole che sono un po' ammuffite. Mi risulta che con 2600 metri di rotaia si potrebbero unire senza aver bisogno di treni ad alta velocità la linea del Ponente con quella per Milano. È una strada interrotta, non si sa perché, credo che con le piccole cose si possano fare grandi cose. Sicuramente non la sinistra, un cambiamento totale, perché veramente è scandaloso. Che pensasse allo sviluppo della città, allo sviluppo economico della città. Sai che proprio adesso dirselo sulle vie, cioè, perché io sono studentessa, quindi magari mi piacerebbe qualcosa per lo studio, eccetera. Incentivare molto più la raccolta differenziata, puntare su quello, tipo fare anche dei sgravi fiscali sulla gente che la fa, quello se penso che sarebbe molto importante, secondo me. Ma non è che i programmi più o meno sento che sono sempre gli stessi, ognuno di loro quando si candida promettono
a volte probabilmente anche con buona volontà di poterlo fare, poi però attuare le cose diventa difficile, quindi i programmi come al solito non vengono mantenuti alla regola come vorrebbero fare loro il loro programma, ecco, secondo me. Riuscire ad entrare in Genova senza fare delle code. Qualcuno che risolvesse quello sarebbe una gran bella cosa. Insomma, abbiamo sentito alcuni consigli, alcune domande per la prossima amministrazione, continueremo nel corso di questi giorni, potete farlo sempre sul sito primocanale.it, ma a questo punto chiedo e vi chiedo una risposta rapida. Cominciamo proprio da Enrico Viani, che cosa chiedere al prossimo sindaco per l'emergenza casa? Quello che noi su Unia stiamo cercando di chiedere da alcuni mesi alle istituzioni cittadine, prendere coscienza che la malattia sociale della casa è un indicatore. Genova è malata, ci sono degli esempi in giro per l'Italia molto virtuosi di comuni che hanno affrontato dall'interno del loro bilancio, pur ristretto, delle novità dove si può sostenere gli sfratti, dove si può sostenere lo sviluppo delle case. Ma la prima cosa che farebbe come rappresentante del SUNIA, se fosse lei il sindaco, o che consiglierebbe al prossimo sindaco, la prima cosa da fare quale sarebbe? Immediatamente costruire un percorso di tutela sia del proprietario che dell'inquilino in caso di emergenza abitativa con delle norme di sostegno. E tra poco chiederemo anche come hanno fatto altri comuni. Che cosa può fare il sindaco anche per chi ha ricevuto uno sfratto, perché ha delle deleghe importanti il sindaco. Anche su questo tema ne parliamo tra poco a Social TV. State con noi.